Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Benvenuti e benvenute, siete collegati con Salvo 5.0.tv. Ah, che fatica! Carissimi amici, carissime amiche, sì, scusate, per chi magari non è un abitudinario, ecco, un abitué di Salvo 5.0.tv ed è mi scappa la diretta. Dico che questo è il mi scappa la diretta di oggi, che è mercoledì 25 giugno 2014. Sono in questo momento le ore 10:50 e vabbè, sto cercando faticosamente di andare al lavoro. Oggi è stato veramente un giorno molto, molto, molto pasticciato, un sacco di piccoli problemini. Non ultimo il fatto che adesso, appena arrivi in ufficio, non so come fare perché mi trovo in questo momento con questa macchina che non è la mia solita vettura aziendale, ma è una macchina sostitutiva perché la vettura solita è in riparazione, diciamo, cioè sta facendo il tagliando, la revisione, eccetera, eccetera. E siccome l'intervento durava più di un giorno, ieri sera mi hanno dato questa macchina sostitutiva, che è una signora macchina, ma c'ha un grosso problema, che non c'ha l'ombrello. Perché io stupidamente l'ombrello l'ho lasciato nell'altra e qua sta piovendo abbastanza, quindi adesso appena arrivi in ufficio mi bagno, perché il parcheggio è a circa 300 metri da dove devo andare. Ma comunque questi non sono problemi grossi, 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 insomma, in qualche modo farò. Allora, di che cosa parliamo oggi? Vabbè, oggi sarà veramente breve il mi scappa la diretta perché sono già molto vicino, credo che fra meno di 10 minuti ci salutiamo. Ma io il badge l'ho preso ieri dalla macchina, se no oggi come faccio a entrare in ufficio? Ta 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 ta, boh. Vabbè, poi lo cerco. Mi pare di averlo preso, ma non. Vabbè, adesso sto guidando, lo cercherò con calma dopo. Allora. Beh, allora innanzitutto parliamo della cosa più bella, stupenda. La nazionale italiana è fuori dai mondiali. Oh, finalmente, così almeno gli italiani hanno altro di cui parlare, perché sembra veramente che quando ci sono i mondiali, praticamente l'unico argomento sia quello. Può succedere di tutto, ma quando c'è l'Italia che gioca i mondiali, praticamente si ferma il mondo. Ecco, per fortuna è finita. Fra l'altro è stato un bel perdere, no? Perdere contro l'Uruguay, l'Uruguay di Pepe Mujica, grande presidente della Repubblica. Ecco, sarebbe bello avere anche noi un presidente come Mujica, ma sarebbe troppa grazia chiedere tanto, ecco. Noi siamo costretti ad accontentarci di quello che ci dà, che ci manda il convento. E va bene. E comunque, niente. Oggi veramente sono spiazzato, non so proprio di cosa parlare perché mi sono concentrato per tutte le cose che ho fatto stamattina. Beh, vabbè, innanzitutto diciamo che Salvo 5.0.tv con la sua programmazione test H24 ha ripreso le trasmissioni. Ieri sera c'è stato un problema con il provider dello streaming. Purtroppo ce n'è sempre uno, una volta internet, una volta il provider, una volta si blocca il computer. Ecco, questa è la differenza, diciamo, tra una TV professionale, che ovviamente hanno attrezzature da milioni di euro, tutto ridondante, eccetera, a una web TV, fatta in modo casalingo, artigianale. Ecco, questa è la differenza fra il professionale e l'homemade. Comunque, stamattina siamo ripartiti subito stamattina verso le 9 con la replica dell'intervista a Salvatore Borsellino qualche giorno dopo che Sgarbi aveva segnalato che lui era meritevole di condanna per vilipendio contro il capo dello Stato, perché aveva dichiarato, Salvatore Borsellino aveva dichiarato che Napolitano è il garante della trattativa Stato-mafia. E quindi Sgarbi ha ritenuto di denunciare questa cosa. Dice che secondo lui Borsellino è meritevole di condanna per vilipendio. E quindi abbiamo fatto quell'intervista lì. E poi dopo di quella c'era una puntata serale che era ancora in onda adesso, poco prima del mi scappa la diretta, che si intitola L'Italia se desta. E
Ecco, vorrei ringraziare a questo proposito la mia amica Milena da Catania, la quale mi ha, diciamo, reiterato un suggerimento per quanto riguarda la trasmissione delle repliche. E vabbè, io all'inizio mi sentivo un po' in difetto perché capivo l'importanza del suggerimento. Il suggerimento era: metti un titolo non generico, cioè archivio, ma metti un titolo che dica il titolo della trasmissione, magari anche la data. E io ero cosciente di quanto questo suggerimento fosse corretto, appropriato, perché in effetti per chi guarda una replica non sapere quando è stata fatta la trasmissione, qual è il titolo, eccetera, è una cosa che ti fa perdere il gusto di guardarla, perché tu guardi qualcosa ma non sai se è stata fatta un anno fa, 2 anni fa, eccetera. Quindi sicuramente io capivo che il suggerimento era molto utile, ma il problema era come implementarlo, perché per poterlo fare come facevo prima, con l'inquadratura a tutto schermo, avrei dovuto io cambiare il titolo di volta in volta. Ma capite che siccome le trasmissioni delle repliche avvengono in automatico, adesso lui è lì, il computer da solo fa tutto, fa quasi tutto da solo. Io gli do dei comandi ogni tanto, tipo adesso a distanza gli ho detto manda in diretta Ustream per mandare il mi scappa la diretta. Tant'è vero che voi questo, non so, ecco, voi state guardando questo mi scappa la diretta nelle due sorgenti. Alcuni di voi mi stanno guardando su Ustream, altri mi stanno guardando su salvo5.0.tv. Ecco, quindi queste piccole cose le posso fare, ma è chiaro che cambiare ogni mezz'ora, ogni ora, ogni 12 minuti, a seconda quanto dura il video, il titolo è sicuramente una cosa molto complicata. Però poi Milena dopo un po' mi ha reiterato la richiesta e io ho detto: Milena, l'ho capito, ma come faccio? Però grazie alla sollecitazione di Milena, sapete, come si dice, a volte la frustrazione aguzza l'ingegno. Dico: aspetta un attimo. In effetti, nei video di YouTube il titolo c'è, subito sotto il video stesso c'è il titolo. In effetti non è subito sotto, ci sono anche delle altre cose in mezzo che non servono. Allora ho detto, se io rimpicciolisco un attimo la pagina con il video, quindi faccio uno zoom out in gergo, poi sposto il titolo in sovrimpressione generico dove dico archivio bla bla bla, lo metto un pochino più in alto in modo da coprire le cose che non mi interessa, ma da liberare in basso proprio lo spazietto dove c'è il titolo, ecco che io il titolo ce l'ho dinamico, in automatico, cioè sfrutto il titolo stesso del video YouTube. Così ho fatto e così sto facendo. Infatti, se andate a guardare fra pochi minuti, quando finisco questo mi scappa la diretta, andate a guardare praticamente la trasmissione dell'archivio, notate che il video è un pochino più piccolo e in basso, sotto il titolo generico che dice replica delle trasmissioni serali dall'archivio, trovate il titolo del video che contiene, che quindi fa capire qual è l'argomento e talvolta c'è anche la data. Quindi grazie a Milena per il suo suggerimento che alla fine, sebbene con un po' di stress, sono riuscito a implementare in modo, diciamo, automatico, senza obbligare a stare lì con una persona che ti va ad aggiornare il titolo manualmente tutte le volte. Boh, questa è fatta. Poi, vabbè, dal punto di vista politico della battaglia, ah, ecco, vorrei chiarire una cosa, perché ho ricevuto alcuni commenti da parte di qualcuno sul fatto che i miei amici della fondazione Mahat Bonifacio si fanno pagare per dare consulenza, per scrivere le lettere, per difendersi dalle banche, da Equitalia, eccetera, eccetera. Allora, io ho commentato su YouTube rispondendo alla persona che mi ha fatto questa osservazione, però questa cosa la vorrei dire qui pubblicamente, con un'audience, insomma, più elevata. Allora, guardate che quando c'è qualcuno che riesce a fare delle cose a titolo completamente gratuito, sicuramente è una bella cosa. Io, per esempio, ho fatto da ottobre 2012 fino a dicembre 2013, quindi per un anno e qualche mese, ho fatto il mio lavoro, fra virgolette, di informazione in modo assolutamente gratuito, andandomene anche in giro per l'Italia,
poche volte mi sono state rimborsate le spese, ecco, per andare in giro. Molte volte sono andato in giro anche a spese mie, come anche l'ultima volta a Copenaghen non ho attinto dalle donazioni, ecco. Vabbè, insomma, quindi quando qualcuno riesce a fare delle cose in modo gratuito, regalando il suo tempo e le sue competenze, è ovviamente una cosa molto bella e onorevole. Ecco, adesso vediamo se trovo il badge, perché adesso è arrivato il momento di utilizzarlo. Eccolo qua, trovato, trovato. Quindi, sicuramente è una cosa buona e giusta. Per esempio, c'è la mia nuova amica Rossella Fidanza, che dà una mano, dà consulenza per difendersi dai soprusi delle banche, eccetera, eccetera, e lo fa a titolo completamente gratuito. E questa è una cosa stupenda, naturalmente, onorevolissima, perché Rossella Fidanza ha la fortuna di avere un lavoro, di avere un'attività che le permette di vivere, e quindi lei ha fatto la scelta onorevolissima di dedicare il suo tempo libero, quindi quando finisce di lavorare, per dare una consulenza a chi lo richiede. Certo, adesso, dopo che lei ha assestato il servizio sulla gabbia, l'intervista su Salvo 5.0.tv, è molto attiva su Twitter, Facebook, eccetera, il numero di richieste che lei riceve sta aumentando in modo vertiginoso. Allora io dico, potrebbe anche trovarsi nella condizione, più avanti nel tempo, in cui non riuscirà a dare supporto a tutti coloro che glielo chiedono, se deve farlo solo nel tempo libero. Allora a questo punto dovrà fare una scelta: non riesco a rispondere a tutti quanti, oppure devo rinunciare alla mia attività principale, oppure devo prendere qualcuno che mi aiuti, magari pagandolo in qualche modo. Ed ecco che a questo punto potrebbe intervenire la necessità di chiedere qualcosa dal punto di vista di, diciamo, soldini, sghei, per poter continuare ad aiutare. Bene, questa è la stessa cosa. Io ho deciso a dicembre del 2013 di provare, poi spero di riuscirci anche presto, di provare a fare questo lavoro a tempo pieno, e per questo ho chiesto delle donazioni. E a quel punto, da dicembre 2013 a oggi, ho ricevuto una certa quantità di denaro, che mi è stata donata da delle persone molto generose, da circa 600 persone, tutto documentato sul blog, eccetera, eccetera. E l'obiettivo è quello di fare questa cosa a tempo pieno. E va bene. Ora, allora, tornando un attimo alla fondazione dei miei amici Mahat e Marco Bonifacio, quindi la fondazione Mahat Bonifacio, bene, loro praticamente si dedicano a tempo pieno all'attività di dare un supporto, una consulenza per difendersi dalle banche, da Equitalia e da altri enti, diciamo, che cercano di schiavizzare la gente. Allora capite che se magari per redigere una lettera molto importante che ti permette di difenderti, di risolvere magari un problema di 100.000 euro con la banca, io credo che chiedere magari 50 o 100 euro per redigere questa lettera, credo che sia una cosa onorevole, non va vista in modo negativo. Ecco, questo è quello che penso. Anche perché in questo modo loro possono continuare a fare questa attività a tempo perso, cioè scusate, a tempo pieno, senza cercare, cioè senza dedicare una parte del loro tempo a un lavoro che serve loro per campare. Perché mi suonano i sensori di parcheggio? Scusate, c'ho questa macchina qua che mi suona dappertutto. Smetti di suonare, non c'è niente, non c'è nessun ostacolo. Adesso magari si sente boom, vado a sbattere. Io non vedo niente, perché mi suoni? Ok, ancora. Vabbè, basta. Siamo arrivati. Scusate, mettiamo il freno a mano. Ok. Allora, quindi stavo dicendo, ora ho il problema come scendere dalla macchina e arrivare in ufficio senza bagnarmi come un pulcino. Vabbè, ma quello lo risolviamo dopo. Allora, stavo dicendo, quindi loro praticamente dedicano tutto il loro tempo a fare questa attività. Quindi mi sembra anche corretto che possano chiedere qualche decina di euro per redigere queste lettere. Non ci trovo nulla, nulla di
da condannare in questo comportamento. E mi rivolgo quindi a quella persona che mi ha fatto questo commento su YouTube, sul video proprio dell'intervista di Rossella Fidanza, dove io parlavo anche di Mahat e di Marco Bonifacio, dove lui diceva: sì, ma Rossella lo fa gratis, ma Mahat e Bonifacio ti fanno pagare. Ecco, quindi Rossella lo fa gratis perché ha una sua attività e dedica il suo tempo libero agli altri, ed è una cosa onorevolissima. Ma nel momento in cui dovesse invece dedicarsi a tempo pieno a questa cosa, a meno che non decide, non ha un suo patrimonio personale e decide di vivere di rendita con quello, a quel punto sarà costretta a chiedere una mano. Ecco, che è la stessa cosa che ho fatto io nel momento in cui riuscirò a dare le dimissioni, avrò bisogno di qualcuno che mi dia una mano per potermi occupare a tempo pieno di informazione, e la stessa cosa fanno Mahat e Marco. Quindi questo è quello che tenevo a dire, perché per me è una cosa estremamente importante. Chiedono un piccolo contributo, ecco, non come certe ditte che chiedono 1000, 2000, 3000 euro per darti una mano, o come magari un avvocato che ti chiede una parcella di migliaia di euro. Per carità, legittimo è anche quello dell'avvocato, non dico di no. Però, vuol dire, loro chiedono solamente veramente un piccolo rimborso spese che permette loro di dedicarsi a tempo pieno a questa cosa e poter aiutare anche altre persone. Basta. Quindi per me è una cosa assolutamente onorevolissima. Allora, infine, ultima cosa. Stasera io mi sto dilungando un po' perché spero magari che nel frattempo smetta di piovere, ma qua proprio non ne vuole sentire. Stasera non ho ancora programmato nessuna trasmissione. Sapete che voi oggi è mercoledì, come tutti i mercoledì, di solito su Salvo 5.0 c'è una trasmissione serale. Allora, stasera vorrei fare una trasmissione, ma devo vedere, probabilmente se riesco a organizzare. Farò due mezze trasmissioni. La prima parte, in cui farò una chiacchierata proprio con Marco Bonifacio Di Marzo, che ricorderete, se siete stati collegati mercoledì scorso, la puntata in cui abbiamo parlato appunto di banche, di liberarci dalla schiavitù, eccetera, dove c'era Marco, c'era Mahat, c'era Elia Menta e Giuseppe Turrisi, e con un piccolo intervento anche di Monia Benini. Bene, vi ricorderete che Marco Bonifacio ha parlato pochissimo perché, essendo in tanti, l'attesa era molto lunga. Poi a un certo punto è caduta la connessione internet e quindi non ha potuto dire più niente. Bene, lui mi ha detto che avrebbe delle cose da aggiungere, soprattutto anche delle precisazioni su alcune cose che sono state dette mentre lui era in ascolto. E poi purtroppo non ha avuto modo di replicare durante la puntata perché appunto la sua connessione internet lo ha abbandonato. Quindi la mia idea sarebbe stasera di fare una prima parte della trasmissione dalle 9:30, magari alle 10 e un quarto, 10, 10 e un quarto, massimo 10:30, con Marco Bonifacio per permettergli di chiarire i punti che non è riuscito a chiarire mercoledì scorso. E poi nella seconda parte mi piacerebbe, se la persona che adesso vi dico sarà disponibile, mi piacerebbe fare un follow up, cioè un'azione diciamo, per vedere il seguito con Alberto Airola, dopo la puntata di 2 venerdì fa di mattina in cui abbiamo parlato della Maggioni, della Rai, eccetera, eccetera. Siamo rimasti con Alberto che entro la fine di giugno avremmo fatto un aggiornamento. Bene, oggi è il 25, non è proprio il 30 giugno, però. Se Alberto sarà disponibile, mi piacerebbe fare questa sera una mezz'oretta, tre quarti d'ora con lui, dalle 10:30 alle 11:30 massimo, per avere qualche aggiornamento sull'affair Rai Maggioni. Bene, questo è il target per stasera. Spero di riuscire a implementarlo perché ancora non ho neanche cominciato a organizzare tutte queste cose. Allora, vediamo i vostri commenti. Dai, smetti di piovere, su. Buondì Salvo, dice Flashover. Poi Marco B, ciao Salvo, ora stellato, buongiorno, Folgore, buongiorno Salvo, un abbraccio, Massimo da Massa, buongiorno Salvo, continuano a guardare le altre squadre, ah, mi sa che parla del fatto che gli italiani guardano le altre squadre anche se l'Italia è fuori dai mondiali, vabbè, pazienza. Carica tutto su un NAS tuo. Ma che cos'è il NAS? Salvo, ti ho mandato un messaggio su Viber, leggilo con calma appena puoi. Va bene, Marco.
Poi Massimo, facci sapere, Firenze 7 luglio se ci vai. Sì, io ci vado, è già deciso. Firenze 7 luglio ci vai. Cioè ci vado. Mi devo un po' organizzare, devo capire come fare per avere l'autorizzazione a fare la diretta dal tribunale, però l'intenzione sarebbe quella di andarci. Va bene, carissimi amici, io vi saluto, vi abbraccio, auguro a tutti voi una buona giornata. Mi raccomando, continuate a guardare Salvo 5.0.tv, dove adesso, appena finisce il Mi Scappa la diretta, continuerà la trasmissione della replica. L'Italia se desta, mi pare che questo è il titolo, dove comunque parliamo sempre appunto degli argomenti più cari, diciamo, a Salvo 5.0.tv e ai suoi amici. Va bene, carissimi, una buona giornata a tutti quanti. A presto, un abbraccio. Probabilmente ci vediamo domani, scusate, ci vediamo stasera per la puntata serale, se riesco a organizzarla. E poi per domani, che è giovedì, ho in serbo una sorpresa per voi su un argomento estremamente culturale, già domani pomeriggio, ma vi dirò tutto stasera oppure nel Mi Scappa la diretta di domani mattina. Per il momento è tutto, buona giornata a tutti, grazie, ciao.